Uno o due? Numero due. Due? Prova il microfono intanto. Prova. Non ti sento bene. Pronto? Così? Meglio? No, non ti sento bene. Prova adesso. Pronto? Adesso sì. Adesso va bene? Sì. Ma perché? Questo cos'è? Questo è il due. È stato l'uno, scusate. Mai paura. Scusami, Sebastiano, ho commesso uno sbaglio. Mai paura. Invece del 2 ho tirato sull'1. No problem. Bom, perfetto. Ok, allora, ho invitato Sebastiano per parlare di birra. Io e Sebastiano abbiamo fatto credo sia ormai 10 anni fa, credo, Sebastiano. Dovrebbe essere il 2008, 31 luglio 2008. 31 luglio del 2008, quindi vuol dire praticamente 8 anni fa. 8 anni fa, insomma. Eravamo ancora di là, cioè di là nel senso di via Bezzoni numero 9, cioè nella sede vecchia o storica della radio, via Bezzoni numero 9 appunto di Cadoneghe, in dove che lì abbiamo cominciato a parlare di birra. Birra questa sconosciuta, infatti il titolo della trasmissione è proprio così, no? E quindi oggi ci farai un po' la storia di questa bevanda spumeggiante che io l'amo, soprattutto in estate, no? Ma che comunque è anche giusto che uno che ama la birra e anche gustarla anche d'inverno. Ma comunque andiamo a trattare questa cosa proprio da dove arriva fuori questa birra, da dove che nasce, un po' la sua storia praticamente. Dopo andiamo nelle cose ovviamente attuali, Sebastiano. A te la parola. Buongiorno a tutti quelli che hanno la pazienza di ascoltare. Benvenuti, anche se oggi è abbastanza caldo, direi. Il volume va bene? Si sente... il volume è perfetto perché ti sento benissimo in cuffia. Sì, beh, diciamo due parole un po' sulla storia della birra in maniera molto, diciamo così, non è un trattato di storia, è giusto per avere qualche idea di da dove arriva questa bevanda. Nel titolo è molto provocatorio questa sconosciuta, perché quando io ho iniziato a fare la birra in casa, diciamo, non avevo più pallida idea di dove, come si poteva fare questa birra, come poteva essere fatta, quali erano gli ingredienti, dove si potevano trovare. Adesso in internet si trova tutto, quindi la cosa è molto più semplice, ma diciamo qualche anno fa la cosa era molto più complessa. E quindi diciamo voglio dare questo titolo così un po' particolare. Diciamo che la birra nasce molti, molti anni fa. Sono stati trovati dei residui di birra nelle tombe del 3000 avanti Cristo in Egitto, quindi abbiamo detto di diversi migliaia di anni. Quindi la birra non è nata in Germania come magari qualcuno crede, ma è nata molti molti secoli prima. In Egitto anticamente si chiamava Zitum questa bevanda, diciamo, e sostanzialmente il mondo allora, diciamo, si divideva in due: chi preferiva il vino e chi preferiva un po' la birra. Da un punto di vista tecnologico, far la birra si può fare con un'attrezzatura tra virgolette portatile. Il vino invece bisogna coltivare le viti, certo. C'è un certo numero di anni perché producono una certa quantità d'uva, quindi la cosa diventa un po' più complessa per un popolo, diciamo così, nomade, chiamiamolo così. Quindi i popoli nomadi sostanzialmente bevevano birra e i popoli sedentari essenzialmente vino, insomma. La birra si trovava appunto anche in Cina, quindi diciamo che la birra appunto è una bevanda universale, anche nelle civiltà addirittura precolombiane, no? Arriviamo un po' più vicino a, diciamo così, ai giorni nostri per avere, diciamo, qualche dato più, chiamiamo tra virgolette, più tecnologico, no? Sì. Nel senso che arriviamo ai tempi dei monasteri, dei monaci. I monaci probabilmente erano dei grandi studiosi e avevano probabilmente anche tempo, tra virgolette, e quindi loro in qualche modo hanno preso questa materia della birrificazione, l'hanno studiata, l'hanno ordinata e hanno fatto appunto un ottimo lavoro appunto anche tra virgolette scientifico, no? Sì. Di sistemazione, di organizzazione di questa bevanda, che una volta era fatta in maniera molto empirica e soprattutto era fatta dalle donne, una cosa che forse pochi sanno. Dalle donne era una cosa, come il pane è una cosa che una volta si faceva in casa, sì, certo. Dappertutto, insomma. Allora diciamo come
I monasteri, Sebastiano, i monaci erano tutte delle tutte le varie, diciamo così, varie religioni, oppure era solo, se tu sai, un monaco di quella religione? Ma non saprei se c'è una differenza di religione. So che, diciamo, le prime notizie, in particolare sulla coltivazione del luppolo, risalgono al 760 d.C., quindi siamo abbastanza vicini a noi, a Freising in Germania, dove tuttora esiste una scuola biraia, eccetera. Perché anticamente, dopo ne parleremo come si produce la birra, il luppolo è una scoperta relativamente recente nella fabbricazione della birra. Prima si utilizzavano delle erbe amare, no? Che erano delle miscele di mirica, rosmarino, alloro, eccetera, no? Che servivano appunto per dare un gusto amaro alla birra. Dopo vedremo, quando parliamo di come si produce la birra, perché serve una sostanza amara, diciamo, no? Nella produzione. Diciamo che dal X secolo, quindi intorno all'anno 1000, si è utilizzato in maniera più frequente il luppolo, perché aveva delle caratteristiche, diciamo, tecnologiche, chiamiamo così, sulla birra, più interessanti delle altre erbe, che erano solo sostanze amare. Qui invece il luppolo migliorava la schiuma, era un antisettico naturale, quindi in qualche modo contribuiva alla conservazione. Diciamo che migliorava, diciamo, questa bevanda, insomma. Migliorava il prodotto, perché noi andiamo indietro a 1000 anni fa, non c'erano frigoriferi, non c'erano sanificanti, molti recipienti erano in legno, quindi la cosa non era proprio così semplice come adesso, no? Nasce poi una figura leggendaria di un certo Re Gambrinus, che era il famoso patrono pagano della birra, diciamo. Altro punto, tappa, diciamo, sulla birra, diciamo, è la promulgazione della legge sulla purezza, che è tuttora in vigore. Voi comprate qualche birra tedesca, trovate scritto birra prodotta secondo la legge di purezza, no? Che è del 1516, no? Che in realtà era una birra più che per la purezza della birra, è una legge più per la tassazione, no? Perché anche lì una volta la birra facevano un po' con tutto quello che c'era sotto mano, no? E quindi questo ha dato questa legge, che dice praticamente che la birra si produce con acqua, orzo e luppolo. Il lievito, che i tempi lì non lo conoscevano, per cui non era inserito in questo elenco. Però era per dire, boh, lo produci solo con materie, diciamo, di qualità. Ecco, andiamo avanti, avvicinandoci sempre ai giorni nostri. Arriviamo al XVI secolo, che scoprono appunto la fermentazione. Monaci italiani in Germania, qui gli italiani ogni tanto si fanno avanti. Tappa storica 1836, a Pilsen, in Repubblica Ceca, il maestro birraio Josef Grol fa la prima cotta di birra a bassa fermentazione. Una rivoluzione in campo tecnologico biraio. Chi va a Pilsen, alla fabbrica di birra, che si può visitare, si può vedere il contenitore dove Mister Josef ha fatto C'è ancora la birra. adesso questa? Il contenitore c'è, l'ho visto diversi anni fa, ma esiste, insomma. Dopo parleremo della differenza fra bassa fermentazione e altri tipi, diciamo, di fermentazione. Andando avanti, ci sono gli studi di Pasteur, di Hansen sui lieviti, sulle culture pure dei lieviti. E altra invenzione che ha dato una svolta alla birra è il frigorifero, inventato da Linde. Siamo nel 1876, quindi siamo ormai vicinissimi ai giorni nostri. Che dire, lo scenario biraio di una volta è che ogni città aveva probabilmente una piccola fabbrica di birra, un po' similmente come in Germania adesso, all'incirca. Nel dopoguerra tutto questo un po' si era aggruppato in aziende o in società di grosse dimensioni, e quindi queste piccole fabbrichette sono sparite quasi tutte, tranne alcune, non possiamo far nomi ovviamente. No, non facciamo nomi Ecco, assolutamente. viceversa, negli Stati Uniti, intorno agli anni 70, in controtendenza a questi grossi gruppi industriali che producevano birra per tutto il mondo, migliaia e migliaia di ettolitri, è nata un po', diciamo così, possiamo chiamarla l'idea di fare piccole produzioni di birra artigianale. Quindi siamo negli anni 70, negli Stati Uniti. Cioè, anni 70 vuol dire 1970, sì. 1970, gli Stati Uniti iniziano a sorgere le prime fabbriche di birra artigianale. Da noi in Italia questa cosa è iniziata anni 90, 90. Quindi è Sì. In recentissimo, insomma. Italia recente, se anni 90, 90, 95 in Italia birrerie artigianali forse ce n'erano 4-5, nel 2008 ce n'erano 150, adesso saranno più di 300 sicuramente, adesso ce ne sono tantissime. In più è esploso, diciamo sempre negli anni 70 in Stati Uniti e poi in Italia dagli anni 90,
il fenomeno di farsi la birra in casa, detto anche in inglese home brewing, no, farsi la birra in casa. Sì. Se anni 90 si trova pochissimo, adesso con internet si trova tutto da tutto il mondo, e quindi per chi vuole cimentarsi in questa attività casalinga si trova tutto. Cioè, trovi tutto, nel senso trovi tutto il kit per farti la birra in casa, insomma. Ma si trovano le materie prime, si trovano libri, sì. Si trovano, si possono fare dei corsi. Sì, diciamo tutto il materiale per fare la cosiddetta birra in casa. Fare la birra in casa è legale, purché non venga venduta a terzi, ed è per il consumo proprio, questa è la legge del 96. Tu ti fai 100 litri di birra e te la cuchi. Te la bevi tutta, nessuno può dirti niente. Perfetto. Diciamo, per farsi la birra ci sono un po' due strade, possiamo dire. Una strada è quella dell'estratto, sì. E una strada è quella dei grani crudi, diciamo, della birra all grain, scusate. Che differenza c'è? Che nel kit, uno compra un kit in cui c'è dentro del mosto, diciamo, concentrato, viene diluito, viene aggiunto il lievito, questo mosto fermenta e dopodiché detto in maniera molto sommaria, dopo lo spiego un po' meglio, certo, va imbottigliata, certo. E dopodiché uno beve, diciamo, la birra. È un processo semplificato che può essere simile a chi compra la scatola per farsi la torta a casa, no? Compra già la miscela della farina, quello che serve, sì. Per fare il bignè, per fare la torta, aggiunge degli ingredienti e ottiene un prodotto. È chiaro che il prodotto è un prodotto che è già standard, perché esce dalla fabbrica in quel modo e si hanno poche possibilità di intervenire, diciamo, no? Chi vuole fare la birra come viene fatta, diciamo, nelle fabbriche o in maniera completa, deve partire dai cereali, dal malto, no? Sì. Direi. Allora, io direi di partire ovviamente da come a livello così artigianale si fa la birra in casa, praticamente, Sebastiano, partendo magari, se hai delle conoscenze, partendo da come nasce un po' in Italia, stiamo un po' nella nostra zona, nel nostro territorio, no? E quindi, visto e considerato che in Italia è cominciata grosso modo, come hai detto te, nel 1990, andiamo a vedere praticamente il perché di questa esigenza di farsi la cosiddetta birra in casa, no? Da dove nascono prima di tutto questa voglia di farsi la birra in casa, perché sarà nata da qualche, ci sarà stato qualche spunto, diciamo, di qualche personaggio o comunque di persone che si sono interessate a questo, no? Ma direi che è nata, io parlo un po' per me, un po' per curiosità. No, più per te, più che altro. No, per curiosità, perché era un prodotto che a me piaceva bere, così ho detto, ma una sera mi ricordo che ero insieme a un amico Mauro, si beveva sempre una birra alla sera, così, e mi sono detto, ma potrei fare anch'io questa birra qua, no? Da lì, insomma, è nata un po' questa cosa, no? Di provare, è iniziato nel 91, compra il libretto, guarda, trova, cerca, ma quei tempi non si trovavano materie prime, perché io conoscevo qualcuno che andava in una fabbrica di birra, di cui non possiamo far nomi, andava lì e si faceva dare un po' di lupolo, un po' di malto, sì. E riusciva a farla, diciamo, e aveva anche le conoscenze per farla, io non sapevo proprio niente, e non si trovavano i prodotti, no? E quindi la cosa era molto critica, no? Quindi ho iniziato a far birra col malto per i panettieri, che è in farina, quindi va malissimo da molti punti di vista. Lupolo selvatico, che ha grossi problemi di rendimento, anche di raccolta, perché ce ne vuole una certa quantità. Lievito per fare il pane o per fare dolci, quindi le materie prime più disparate, con risultati scarsi, perché le materie prime non erano adatte, diciamo, no? E ho provato anche a farmi il malto in casa, ma la cosa era, a parte fare imbestialire mia madre perché faceva un odore un po' poco salubre, ma il risultato era comunque scarso. Anche perché nel 91 eri giovanissimo, comunque, perché tu sei, sì, già giovane. Sì, ma non c'erano conoscenze, no? Io ho tentato, sì. C'era un signore che aveva un libro di Piero Wurer, che è appunto una marca di birra, se esiste ancora, che aveva fatto un manuale sulla birra, e avevo cercato di farmi fare una fotocopia da uno che l'aveva, ma ha detto niente da fare. E quindi siamo rimasti lì un po' orfani, no? Dopo, passato un po' di tempo, ho trovato qualche altra informazione in più e ho trovato qualche materia prima, insomma,
tipo il Malto d'Orzo, che era una cosa che per un privato cittadino era praticamente introvabile. No, e quindi lì ho iniziato, insomma, no, proprio in maniera molto spartana, con una pentola e metodi sì, un po' così all'arrembaggio, all'arrembaggio, sì, no? Sì, cosa... diciamo così, da primo pioniere, no? Sì, ma proprio una cosa anche da un certo punto di vista, con pochissime conoscenze, quindi certo. Il risultato era quello che era, insomma. Vabbè, stavo trovando qualche conoscenza in più e qualche materia prima, anni 96, così ho iniziato a trovare il lievito per far birra, uh-huh. Che già era già preparato. Lievito apposta per far birra, che era una vertigine. Mm. Ho trovato il lupolo per far birra e ho trovato anche il malto. Quindi. Cioè, tutti questi prodotti ovviamente li hai trovati già in commercio? Sì, diciamo, li ho trovati, no? In commercio, però dal 91-96 non c'erano in commercio. Non sono riuscito a trovarli, insomma. Mm. Oppure erano proprio di nicchia, insomma, dovevi andare. Ma internet forse era poco sviluppato, io a casa non lo avevo probabilmente, quindi era ancora. In Italia era molto embrionale questa roba qua, quegli anni. Beh, certo, certo. Chi abitava vicino mai a una fabbrica di birra, conosceva qualcuno, aveva più familiarità. Certo, era più addentrato, era magari più a conoscenza di alcune cosine. Ecco. È facile dire no, ci facciamo la birra in casa, tutta una serie di cose, però credo che, per esempio, tu hai parlato del lupolo, tu hai parlato di cereali, eccetera. Prima di andare proprio sul fulcro della trasmissione, cioè praticamente di dire come si fa la birra in casa, no? Per avere però una buona birra, diciamo così, artigianale, gli ingredienti che tu usi praticamente quali sono? Dopo andiamo anche a vedere gli ingredienti in percentuale, eccetera eccetera, tanto per dare questa informazione, se sempre lo puoi dare, sia ben chiaro, perché legalmente, ripeto, farsi la birra in casa si può, basta che sia sempre ovviamente a uso proprio, sia ben chiaro, non si può fare nessuna vendita, niente, certo. Perché qui Sebastiano è qua, però non ha nessuna certificazione per fare la cosiddetta vendita. No, siamo solo per farsela, per beversela a casa. Per beversela a casa, a gusto suo personale, eccetera, 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 che sia chiaro la cosa. No, lo ripetiamo più volte che magari sai. Ecco, ci puoi dire gli ingredienti, ovviamente, non dico la tua ricetta, ma gli ingredienti che tu usi? Sì, beh, diciamo le materie prime per fare la birra sono quattro sostanzialmente. Mm. L'acqua, cioè. Il malto, il lupolo e il lievito, sono questi quattro qui. Allora, l'acqua ovviamente sappiamo dove la troviamo in tutta. Sì, anche qui c'è tutto un trattato anche sull'acqua che si potrebbe fare, però io... Sull'acqua onestamente sono poco preparato, perché io per scelta personale uso l'acqua del rubinetto e ho scelto far così, anche se poco ortodosso, però l'acqua a casa mia è di buona qualità, quindi non mi dà, non sa molto di cloro, quindi... Beh, l'acqua potrebbe essere quella di pozzo allora o no? Uno potrebbe, diciamo che ogni tipo di birra ha la sua acqua. Sì. Infatti una volta le fabbriche facevano dove c'era la fonte dell'acqua che andava bene per fare la birra che volevano fare. Sì. Questo era un po', perché una volta non c'erano sistemi di trattamento dell'acqua, no? Fabbriche nate avevano 800, 700, così, no? Quindi certo. Uno l'acqua prendeva quella che c'era e quindi la fabbrica la facevano vicino all'acqua, vicino alla sorgente, che gli andava bene, no? Adesso non è più così, uno se vuole l'acqua la gira come vuole, trattamenti di vario tipo. A parte l'aspetto economico dietro questa cosa, ma c'è la tecnologia per farlo, una volta non c'era. Io ho scelto di usare l'acqua e il rubinetto, intanto perché è pulita, non mi dà problemi igienici, è controllata, è buona e quindi insomma tutto sommato di tutti i problemi che anche uno... Perché tu abiti, diciamo così, a Bassano, quindi sei su vicino a Bassano, quindi l'acqua è buona, insomma, ecco, esatto. Per tutti i problemi, perché io ritengo che tutti i problemi che uno ha o può avere a fare la birra in casa, quello dell'acqua è l'ultimo dei suoi problemi, mm-hmm. Direi, no? E quindi l'ho lasciato sempre un po' da parte. Sì. Il malto invece cos'è? Intanto, perché cos'è il malto? Il malto è, bisogna dire correttamente, cereale maltato. Allora, cosa vuol dire cereale maltato? Il cereale così com'è non si può usare per fare la birra. Perché? Perché il lievito che dovrebbe farlo fermentare non fermenta gli amidi. Mm-hmm. Per cui con la farina di frumento d'orzo non si fa birra, non si fa niente. Bisogna fare un procedimento che si chiama maltaggio.
che è una cosa un po' strana, no? Perché se uno non lo legge dice, ma sta roba qua dove viene? Perché se per il vino è intuitivo che uno pesta il vino, tira fuori il succo, il mosto eccetera, e in qualche modo fermenta o con lievito aggiunto o con lieviti nell'aria, con la birra è un po' meno evidente questa cosa qui. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il cereale intero con le scorze e tutto, va bagnato circa 36 ore, dipende dal tipo di procedimento che vogliamo avere. Dopodiché va tenuto, questi chicchi vanno tenuti umidificati a temperatura controllata, umidità controllata, tenore di CO2 controllata, è tutta anche qui una scienza sul maltaggio, no? Dopodiché cosa succede in questa fase in cui i chicchi sono mantenuti umidi? Cercano di germogliare, come è naturale che sia. Sì. Cosa succede durante la germinazione? Che si attivano degli enzimi che ci servono successivamente nella produzione della birra, no? Questi enzimi sono enzimi proteolitici, enzimi che servono per degradare, per scomporre l'amido in zuccheri, che dopo verranno fermentati, dal lievito. Sì. Se non facciamo questo processo di maltaggio, non possiamo fare niente. E questo procedimento è abbastanza complicato, nel senso che io ho provato a farlo a casa, ma la cosa non è così. Esistono, però ho visto in giro, ci sono delle piccole, unità per farsi il malto in casa, sono degli armadi abbastanza grandi che appunto mantengono l'umidità, dopo c'è la parte di essiccazione e di cottura di questi malti, perché il malto non è uno solo, no, posso tenere il malto chiaro per fare la birra chiara tipo Pils, fino ad arrivare a tutte le gradazioni di colore, tra virgolette, e di gusto, fino ad arrivare a quello nero come il caffè, che viene usato per fare le birre tipo stout, tipo birre nere, birre tipo irlandese. Sì, così. Tipo irlandese. Okay, facciamo un nome tanto per la Guinness. Per tipo dire. Guinness, che è fatto con malti scuri, anche con malti scuri ovviamente. Sì. No? Anche qui malti ce ne sono un sacco di varietà, ce ne sono quelli caramellizzati, quelli aromatizzati, affumicati, ce ne sono chi più ne ha più ne mette. Ma anche qui, in base a uno che birra vuole fare, dice metto un po' di malto chiaro, un po' di malto scuro, un po' di malto caramello, un po' di malto monaco. Che qua ce ne sono, qua uno può sbizzarrirsi, quindi sta è proprio il malto che dà la gradazione e il colore praticamente della birra. Sì, se no, allora ho male. Il malto è la sostanza, alla fine diventa una sostanza zuccherina che poi fermenterà, sì, e quindi darà l'alcol. La parte alcolica, in più, siccome una parte di questi di questi amidi si trasformano in destrine che non vengono fermentate, questi rimangono nella birra e dà il gusto dolce alla birra, il gusto del corpo della birra. E il colore viene dato dai malti, dalla tostatura, più o meno accentuata, dà il colore più o meno ambrato fino al nero. Certo. No, dove sono anche altri aspetti che riguardano l'acqua per il colore, ma sostanzialmente è questo. Il colore della birra non ha niente a che fare con la gradazione alcolica. Non c'è nessuna correlazione, anche se molte volte una birra colorata, ambrata, normalmente ha una gradazione elevata, ma non è detto, non c'è una correlazione. È una birra chiara praticamente, che noi la chiamiamo Pilsen, no? Sì. Però ci sono birre chiare che comunque hanno una forte gradazione? Sì, ce ne sono, sì, però non si possono fare nomi. Allora. No, era solo per sapere se ci sono oppure no, perché noi esistono. Intendiamo sempre la birra bionda, cosiddetta birra bionda, come una birra leggera, quella più leggera, no? O comunque, non è detto assolutamente. Quindi questa è la parte che riguarda un po' il malto, tuttavia si possono utilizzare assieme al malto, appunto al cereale maltato, anche altri grani, tipi di grani, che sono il riso e il mais, sostanzialmente per un discorso industriale e per un discorso di economico, costano di meno il riso e il mais rispetto all'orzo maltato. No? È chiaro che il riso dà più leggerezza, dà una birra più secca, una birra un po' più chiara rispetto al malto d'orzo. No? Questi ovviamente, siccome non hanno questi enzimi all'interno, non possono essere usati da soli, ma vanno insieme con il malto in una certa percentuale. In più si possono usare anche grani crudi, cosiddetti. Io posso fare la birra utilizzando una parte di malto di frumento, di farro non maltato, orzo non maltato, avena e quant'altro. Nelle birre belghe utilizzano anche degli zuccheri, che lo utilizzano per aumentare la gradazione. Questa è una cosa tradizionale
diciamo così, del Belgio. A me non piace come tecnica, perché a me lo zucchero non c'entra niente con la birra, però è una tradizione che hanno loro, quindi non possiamo dire che non si può fare. No, cioè sono zuccheri canditi apposta appunto per fare queste birre belghe, che si trovano anche questi sul mercato ormai, no? Come tutti questi malti che ho detto si trovano tutto nel mercato, insomma. Sì, perché molti anni fa se tu volevi un camion di malto te lo portavano a casa il giorno dopo, se te ne volevi 20 kg ti vedevano dietro. Ascolta, il malto comunque tu comunque te lo vai a prendere. Sì, quello lo compro, sì. già fatto, già preparato e tutto, perché come ho capito diventa veramente... Farselo è un po' lunghetta. È però, un po' lunga la cosa. Si può fare comunque. Anche tutto si può fare, basta avere la pazienza, tempo... attrezzare un posto per farlo. Certo, certo, però ti porta via effettivamente anche da te. Però è una cosa non facile, credo, perché sembra quel famoso libro di Piero Wurer, sì, che parlava produzione del malto e della birra, due terzi del libro parlava del malto e un terzo della birra, al che ho pensato che forse non era così facile mettersi a fare il malto, no? Anche se fa la birra un po' articolato come procedimento. Che dopo vediamo il procedimento, ovviamente, perché mi pare che il malto poi alla fin fine sia proprio il fulcro di questo prodotto spumeggiante che stiamo parlando della birra. Perché se uno si fa il cosiddetto malto in casa, come hai descritto te, e se sbaglia tutto un procedimento, praticamente la birra va a farsi fottere, praticamente non è più buona. Ma diciamo l'errore più grave che può fare, diciamo così, un birraio, diciamo casalingo, chiamiamolo così, sì, è quello di non pulire le attrezzature. Quello è il peccato mortale. Sì. Diciamo che chi si ci mette con questa cosa qui, la cosa fondamentale è mettersi in testa e bisogna disinfettare tutto. E dopo andiamo anche a vedere questo, ovviamente, ecco. Ecco, perché sono cose, tutti passaggi importanti, quello che tu stai dicendo. Quella è la prima cosa: se uno non crede di far birra e non pulire e non disinfettare, è meglio che neanche inizi, perché tanto non viene fuori niente. Ok, allora il malto abbiamo capito. Dopo il malto, altra materia prima è diciamo così il lupolo. Abbiamo detto che qua ce n'è un mondo dietro al lupolo, nel senso che in base alle zone di produzione ce ne sono di tipi diversi, più erbacei, più amari, più aromatici. Per esempio, Repubblica nelle Ceca... Nelle zone nostre, vabbè, dopo fa un po' del... No, le zone nostre non è una zona tanto, no, anche se qualcuno inizia a produrlo, però non è una zona adatta più di tanto. Ok. Le zone più importanti sono Germania, Repubblica Ceca, Inghilterra e Stati Uniti, diciamo, no? Quelle più... tradizionalmente hanno più produzione, ovviamente, di lupolo. Ecco, chi va nella zona di Monaco in autostrada vede quei pali piantati nel terreno alti circa 6 metri, quelle sono le coltivazioni di lupolo, no, della zona dell'Allertau. Ce ne sono nella zona di Tettnang, che sono nella zona appunto del lago di Costanza. In Svizzera? In Svizzera ne ho visti, anche in Inghilterra, io ne ho visti, in Inghilterra ce ne sono, in Repubblica Ceca io ne ho viste delle coltivazioni. Che differenza c'è fra questi? Sommariamente possiamo dire che tipo il lupolo della Repubblica Ceca, tipo il Saz, è quello usato per la Pils, quindi è un lupolo abbastanza erbaceo, è un tenore di amaro abbastanza basso, però è molto aromatico, però molto erbaceo, molto forte anche, no? Quelli tedeschi sono un po' diversi, sono un po' più morbidi, meno spigolosi, forse meno erbacei, però anche lì ce ne sono diversi, c'è l'Allertau, lo Spalt, il Tetran, che sono diversi fra loro, no? Molto diverso il Kent, chi beve birra inglese molto probabilmente troverà dentro un lupolo tipo Kent, Golding, eccetera. Gli Stati Uniti hanno delle varietà un po' particolari, tipo il Cascade, che si trova adesso un po' di moda su molte birre che vengono fatte artigianalmente in Italia, da birre artigianali, e fanno queste birre aromatizzate con questo lupolo, in particolare il Cascade, che secondo me è anche troppo aromatico e anche troppo forte, troppo invasivo per certi aspetti, no? Però... c'è chi piace utilizzarlo, a me piace poco o niente, no? Questa cosa qua. Però anche qui chi vuole provare non è solo che l'imbarazzo della scelta. Certo. Dire, boh, prova a farla con questo. Allora, siccome adesso è l'ora anche della pubblicità, Sebastiano, no? Però lasciamo lì una domanda che ovviamente dopo la riprendiamo. Tu hai detto delle coltivazioni praticamente del lupolo e guarda caso c'è in Germania, quindi tutta la zona, diciamo così, di Monaco, di Baviera, eccetera, c'è la Repubblica Ceca, no? C'è l'Inghilterra, eccetera, e gli Stati Uniti.
Quelle che abbiamo nominato adesso in Europa sono dei paesi o comunque dei stati dove che la birra è molto forte, cioè nel senso è stata è molto conosciuta, da tradizione, esatto, viene bevuta moltissimo. Invece quello che trovo un pochino sono gli Stati Uniti, che non sono grossi bevitori di birra, a meno che non mi sbaglio. Dopo, casomai, gli Stati Uniti sono grandi, eh. Ah, sì. in tutti i casi. Industrie di birra enormi, non... Certo. Dopo vediamo queste cose qua. Comunque adesso andiamo in pubblicità, come avete capito oggi si parla di birra, messaggi dopo sono già arrivati, mi pare alcuni, sì, dopo li leggiamo, dopo magari chi vuole, dopo aver presentato tutto quanto, ovviamente chi vuole sempre mandare i messaggi 334 710 2672, e dopo magari più tardi chi vuole fare qualche telefonata 049 700 700, 049 700 838, per chiedere magari qualche consiglio o comunque qualche domanda per sviluppare anche la vostra conoscenza e anche la voglia di farvi qualcosa magari in casa di birra buona, magari, ok? Andiamo in pubblicità. Ci siamo sentiti una canzone proprio l'originale, Noi non ci saremo, appunto, di Guccini, quando alle prime sue armi musicali, no? Perché poi è stata rifatta qui Nomadi, qua Augusto, da Olio, eccetera, eccetera. Questa era proprio l'originale, appunto, come è venuta fuori, come l'ha creata praticamente Francesco Guccini. Spero che vi sia piaciuta, insomma. Allora, riprendiamo la nostra trasmissione. Allora, per quelli che si sono messi in ascolto adesso, in questo momento, in questo istante, oggi è una trasmissione, l'ho chiamata così, spumeggiante, perché praticamente stiamo parlando di birra. Di birra, di come di farsela in casa,
Ho sentito c'è un cellulare, era il tuo Sebastiano? Ma sì, ho No, no. sentito qualcosa, vabbè, di come farci la birra, come farci la birra in casa, i prodotti, un po' la storia, un po' qui, un po' là, insomma, stiamo vedendo così uno per uno gli ingredienti, insomma, quello che si può fare ovviamente per farci una buona birra artigianale fatta in casa. Ripeto, legalmente si può fare, l'importante è che la fate per uso proprio, per la vostra famiglia, per la vostra bevuta. Non si può assolutamente vendere perché altrimenti andate contro quello che è la legge, punto. Così siamo bene chiari. Ecco. Sono arrivati dei messaggi, Gio, le possiamo leggere? Due o tre messaggi scherzosi, scherzanti, Sì, allora di un amico c'è poi. uno che vuole scherzare, ci dice: Oh, finalmente i dipendenti fracanzisti Enel lavorano e vanno in trasmissione a parlare di come ubriacarsi lavorando. In sottofondo si sente uno squittio di tupina. Sei bravo a leggere Wikipedia. Grazie, grazie, ringraziamo sempre per la Simone. grande ammirazione. Simone, allora facciamo il nome Simone, amico tuo e anche amico Sì, mio, sì. ok. Ciao Simone, ovviamente. Un saluto a Simone, fancazzista. Anche lui. Anche lui. Hai fatto la birra per ubriacare le ragazze e poi, puntini puntini, ti sei portata a casa una tupina. La tupina beve birra? Beve, beve, sì. Beve birra, ciao Beve Susi! più di me. Ciao Ma Susi! usi il lievito di pasta madre del maestro pasticcione? Quella è un'altra storia. È un'altra Quello storia! è un esperimento che è chiuso, dai. E poi un altro che dice, questo è serio invece. Ciao, a dispetto di quel che viene da pensare, la birra rossa tipo friulana va ultimamente con l'insalata di mare. Stefano 2 da Vicenza. Oh, qua parliamo anche di abbinamenti, Sebastiano, no? Perché dopo Ah, sugli sappiamo. abbinamenti io ho degli abbinamenti, credo degli abbinamenti un po' estremi, perché a me piace ad esempio la birra nera con le ostriche, è una cosa che usano anche comunque in Irlanda comunque, ma io l'ho provata, a me piace, e mi piace anche la birra nera con gli asparagi bianchi di Bassano. Qua probabilmente i puristi mi crocifiggeranno, però diciamo bisogna un po' uscire che la birra è solo per la pizza o così, la birra ha molti. A parte le birre ce ne sono tantissimi tipi, quindi ogni tipo di birra può essere abbinata a piatti, dolci di qualsiasi Dopo tipo. andiamo a vedere questi abbinamenti, magari dopo verso la fine della trasmissione. Sì. Però in sto caso possiamo dare subito la risposta a Stefano, mi pare di due ville, in cui dicevano la birra nera, È rossa. rossa, Ambrata, sì. ambrata rossa, se va bene con l'insalata di mare. Ma questo è, cioè, L'insalata, non il mare, Ah, l'insalata. l'insalata, Sì. ok. Cioè, il problema è questo, no? Se uno resta dentro un binario, diciamo, Sì, di mare, tradizionalista, hai uno si ragione. scandalizza. Però a volte bisogna anche un po' uscire da questi binari e provare. Comunque insalata di Sì. mare, Ho insalata di mare. riletto il messaggio. Ad esempio l'amaro, magari se la birra ha un po' di amaro, magari compensa un po' il gusto del pesce che è un po'. Sul dolce, insomma. Sì, dolce, un po' limonoso anche, no? Con un condito, eccetera. Quindi Sì. magari una birra può starci, però anche lì bisogna capire quale birra. C'è anche dire birra ambrata, quale. Ci sono birre molto amare, molto poco, molto più corpose, quindi bisogna dire che tipo, cioè quale. Ma io prenderei la birra col pesce, ad esempio. La nostra cultura ci dice, sai, la nostra tradizione, cultura, chiamala come vuoi, vai a mangiare il pesce, no? Vin bianco, Vin bianco, un buon prosecco, prosecco, eccetera, 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 no? bisogna usare un po' di più. Bisogna usare un po' di più, però, sai, ti fai farti una bella cena di pesce, cosa ti bevi? La birra col pesce, dai, no? È come dire, no? Tanti, per esempio. Dicono il pesce è buono col vin bianco, come abbiamo detto, col prosecco, e non è buono col rosso. Tanti preferiscono anche il rosso, per dire. Cioè, è una questione ovviamente di tradizioni che però, come hai detto te, bisogna usare per andare a sentire magari un gusto diverso, Sì, io mi ricordo che una volta sono andato a mangiare con mia moglie la carne su un no? trattorino, non mi ricordo più dove, un ristorante, e c'era scritto: per chi vuole osare, abbiniamo alla carne e alla brace così un vino frizzante Sì. bianco.
ho detto, oh, ma sì, proviamo. E io delle volte, con una costata, prendo un prosecco. Ma mi guarda con due occhi come un fantasma, però... Poi in effetti ha un suo perché, perché è frizzante, ti pulisce bene la bocca, dal grasso, della carne. È chiaro che è un po' forse meno adatto che un rosso, però il rosso magari è forse a volte più pesante, no? Sì. Da bere, no? Però anche qui, cioè se non si formalizza, no, ci vuole per forza un Barbera o un Merlot o un Cabernet. Sì, non una è cosa, cosa pesante, certo. Non diamolo per scontato, ecco, io, dopo io non è che sia un'autorità in questo fatto, no, no, è la mia idea, insomma. Sono idee tue come sono le idee mie, insomma, tutto lì, dopo, se uno dopo vuole provare, prova, altrimenti... Liberamente tratta. Assolutamente. Allora, prima della, della pubblicità, no, io ti ho fatto una domanda, se ti ricordi, Sebastiano, no? Sì. In cui questo prodotto, cioè stiamo parlando del luppolo, lo troviamo nei nostri territori, non lo troviamo, comunque lo troviamo in una maniera molto... Ci sono molto, delle coltivazioni precari, insomma, un po' di qua di là, particolari, esatto. Di chi qualche birrificio che vuole farsi ad esempio il malto col proprio orzo coltivato biologico locale, si fa anche il luppolo, sì. Però a parte queste sono piccole nicchie, piccole nicchie, no? Diciamo che la produzione, quella ampia, quella sì, grande, viene fatta, viene sviluppata in Germania, quindi nella zona. Tu hai detto, mi pare, di Monaco, di Baviera, quella, anche, quella solo, zona lì. Anche a nord del lago di Costanza. Anche a largo di Costanza, largo di Costanza di Svizzera. Poi nella Repubblica Ceca lo troviamo anche in Inghilterra, guarda Stati caso. Uniti, Stati Uniti. Stati Uniti, ecco. Diciamo che di quello che abbiamo detto a livello europeo, diciamo ci siamo, perché poi sono regioni o comunque stati di... che bevono veramente sì, tanta birra, no? Tradizione biraia. Tradizione secolo. Assolutamente biraia, eccetera. Quelli degli Stati Uniti, lì, che non hanno la tradizione biraia, ovviamente, però fanno questa produzione, diciamo, di luppolo. Tu mi hai detto prima, le grandi, magari, birrerie o fabbriche di birra che usano... Probabilmente negli Stati Uniti, probabilmente, nella sua grandezza, ci saranno probabilmente dei territori in cui sono adatti a... coltivare luppolo, probabilmente. Sì, molto probabilmente, però sarà un luppolo transgenico. Non è detto. Non è detto, vabbè. Sono varietà diverse. Teniamola buona, dai. Sono varietà diverse, insomma, più sperimentali, magari meno tradizionali, però si possono usare. Cioè. Si possono usare. Comunque, queste sono le zone dove che viene coltivato, diciamo, più questo prodotto, cioè del luppolo, che è un prodotto principale, no, per fare la birra, no? Ecco, sì. Ci dici... il luppolo alla fin fine, come ci hai parlato prima del malto, il luppolo cosa serve proprio come per fare una buona birra? Allora? Ma diciamo che il luppolo, io lo direi magari dopo, quando parliamo di come si produce, in che punto della produzione ha, diciamo, il suo effetto, no? Sì. Volevo tornare un attimino, come mi dicevi prima della pausa, al malto, perché il malto che diciamo aspetto ha, no? Perché detto questo discorso della germinazione e essiccamento, ma alla fine com'è fatto? Uno che lo vede, un occhio distratto, potrebbe vedere il malto d'orzo come fosse l'orzo con la buccia, il grano, praticamente il chicco intero, specialmente il malto chiaro, perché ha le bucce, no? È tale quale ha un chicco d'orzo, diciamo, non maltato. Lo stesso vale per il malto di frumento, no? Quello che invece viene venduto nei kit è il cosiddetto estratto di malto, o che viene venduto anche per come dolcificante, è un estratto di malto che dopo vediamo durante la produzione della birra in che punto viene estratto questo. Comunque il malto, quello vero, è in chicchi, diciamo, in grani. Infatti la produzione di birra, quella diciamo così originale, quella cosiddetta all grain all'inglese, tutti i grani, no? Niente estratti, tutti i grani, solo grani. Uno parte dal grano, dai grani, diciamo, d'orzo, li macina e via via, fa il processo completo. Adesso possiamo dire due parole, diciamo, su come si fa sta birra, no? Allora, si inizia a macinare questo malto. Va macinato grosso, quindi ci vuole un mulino apposta, un mulino a rulli, no? Non è un macinino tipo macina caffè o qualcosa del genere, perché il chicco deve essere schiacciato e non spaccato in mille pezzi. Anche deve qui, essere disintegrato, praticamente. Non deve essere disintegrato, ma deve essere solo schiacciato. Quindi schiacciato. L'ideale è un mulino a rulli che schiaccia il chicco, le scorze restano
per la maggior parte intera, e il chicco, immaginate, venga rotto in due o tre parti. Sì. No, quindi una specie di macinato grosso che, una volta macinato, un mettendo la mano, lo solleva, deve essere molto vaporoso, perché ha dentro anche le scorze, e poca farina, poca polvere. No, quello è il macinato, diciamo così, ideale. Anche qui c'è un limite, se uno macina troppo fine ha più difficoltà dopo a filtrare, sì, ha una resa maggiore, uno macina troppo grosso filtra meglio ma rende di meno, anche qui sembra coperta e corta da qualche parte. In alternativa demenziale, e comunque abbastanza efficace, va bene il, non mi ricordo come si chiama, l'attrezzo che serve per macinare le granaglie per le galline, no? Che io l'ho usato qualche volta perché un mio collega lo aveva a casa, butti dentro questi grani, questa è una specie di ventola che li spacca, sì, li spacca in 4-5 parti, diciamo, sti chicchi, anche lì si può regolare un po' la rottura, e chi a casa ha un'azienda agricola, così sto attrezzo, può usare anche questo, okay, in prima battuta. Sì, no? Non so neanche quale che roba che sia. Quello in gergo tecnologico si chiama per fare il pastone delle galline, no? Ecco, lo conosci te che sei mezza agricola? È un attrezzo così, per macinare sta roba. Va bene, dai. Io l'ho visto che l'aveva questo mio collega, io non l'avevo mai visto neanche io, però va bene, va macinato grosso. Comunque esiste, c'è sto uno vuole tirare fuori i soldini dalle tasche, va su internet, compra un macino per il malto e lì ce ne sono di vari prezzi, certo, è tutto andare. Dopodiché, una volta macinato, dobbiamo diluire questi grani in 2 o 3 litri d'acqua per ogni chilo. Anche qui ci sono varie scuole di pensiero, ma tralasciamo, se no non finiamo più. Anche qui, cosa dobbiamo fare di questa acqua e questi grani mescolati dentro? Iniziamo ad esempio a riscaldarli a 50 gradi, oppure li mettiamo direttamente dentro l'acqua a 50 gradi. Dopodiché lo portiamo, lasciamo lì magari 15 minuti, 20 minuti, dopodiché lo portiamo a 62 gradi, teniamo lì magari anche lì una ventina di minuti, dopo possiamo portarlo a 72 gradi, questo, sempre questo impasto, diciamo, di acqua e malto, e alla fine lo portiamo a 78 gradi. Tutte queste temperature che vi ho detto si chiamano in gergo tecnico soste, ok? Mm-hmm. Perché a queste temperature, diciamo, la nostra miscela rimane lì, ferma, sì, a temperatura costante, sempre mantenuta, diciamo, in miscelazione. Per il birraio casalingo questa è la fase un po' più critica, perché, diciamo, l'impasto è amidaceo e tende ad attaccarsi alla pentola. Quindi chi usa le pentole di acciaio inox, occhio che bisogna mescolare, meglio sarebbe una pentola d'alluminio, anche se ci sono tutte le controindicazioni di altro tipo, però sì, dal punto di vista della cottura, della facilità d'uso, una pentola d'alluminio di quelle grosse, uno va via liscio, tranquillo. Per scaldare sta cosa, se uno fa una quantità di 20-30 litri, va benissimo un bruciatore di quelli a 3 gambe che si trovano dappertutto e costano anche poco, e non riesce facilmente a riscaldare questa quantità di miscela, diciamo. Mescola con un becco chiaro di legno grande e la cosa è abbastanza agevole. Sì. La temperatura è abbastanza critica, quindi bisogna trovare un modo di misurarla in maniera corretta. Quindi bisogna mescolare sempre in modo che la temperatura sia uniforme nell'impasto. Misurare con un termometro, io consiglio un termometro digitale da lasciare magari appeso alla pentola, in modo che ogni tanto che mescola vede la temperatura del... Sì. Perché altrimenti uno deve avere 3 mani. Uno che tiene in mano il termometro, uno che mescola e uno sul rubinetto del gas per chiuderlo. Non è quando... possibile avere 3 mani, quindi. No, ecco, a meno che non sia in 2 o 3. No? Perché quando uno spegne, dal momento in cui uno spegne il fornello, la miscela è abbastanza densa, tende a accumulare calore, quindi tende a scapparti via. Quindi se devi tenere i 50 gradi, bisogna spegnere il rubinetto del gas intorno ai 48 e stare attenti che non ti passi via. Perché una volta che è arrivata a 51, non è che butti via tutto, però è arrivata a 51, non è che puoi tornare indietro, non è che butti l'acqua fredda dopo, no? Cioè, certo, certo. L'acqua fredda per tornare indietro non vale in questa roba qui. Allora, in queste soste cosa succede? Ci sono delle varie reazioni biochimiche. Allora, a 50 gradi c'è la disgregazione delle proteine, sempre quei famosi enzimi che si sono creati, diciamo, attivati durante la fase di maltaggio dei chicchi. Quei famosi enzimi che troviamo dentro il malto, a 50 gradi si attivano. E cosa fanno? Prendono le proteine che sono dentro il chicco e le disgregano. A che serve sta roba qua? Le proteine rompono le scatole nella conservazione della birra e intorpidiscono. Sì. Tuttavia la schiuma della birra è fatta dalle proteine. Quindi questa pausa, diciamo, sosta dei 50 gradi serve, ma
se esageriamo col tempo, ci mangiamo tutte le proteine, la nostra schiuma sarà piuttosto scarsa, poco consistente. Sì. E questo è un po' il senso di questa sosta. Deve essere di un tempo magari di 15 minuti e non esagerare. Quindi anche lì, quando si fa sta roba qua, l'orologio serve, il telefonino lo si ha da una parte, WhatsApp lo stesso, e si fa birra e basta. Assolutamente. Perché scappano le temperature, scappano i tempi. E quindi vai anche a buttare via tutto quello che tu hai fatto. Si scappa, dopo la birra viene fuori meno buona di quello che dovrebbe essere. Altra sosta, quella di 62 gradi, che succede? I famosi enzimi trasformano gli amidi in maltosio. Sì. Il maltosio è fermentabile dai lieviti e quindi questo qua diventerà alla fine del processo alcol. Uh-huh. E quindi darà la gradazione alcolica alla birra. Anche qui, se sto troppo tempo a 62 gradi, la mia birra diventerà, tra virgolette, molto alcolica e poco corposa, perché tutti i miei amidi diventeranno fermentabili, diventeranno alla fine del processo alcol e non mi resterà più corpo nella birra. Certo. Viceversa, a 72 gradi, un altro enzima viene attivato dall'amido escono fuori delle destrine, che sono degli zuccheri a catena più lunga. Sì. Non vengono fermentati dal lievito e questi rimangono nella birra e questo dà il corpo alla birra e dà un miglioramento anche della schiuma. Alla fine portiamo il tutto a 78 gradi, perché noi dobbiamo in qualche modo disattivare tutti questi enzimi, tutte queste reazioni che abbiamo visto e fermare tutto lì. Dopodiché, quando abbiamo raggiunto i 78 gradi e stiamo lì magari 5 minuti, dobbiamo estrarre il liquido che c'è in mezzo a questa miscela. L'estrazione può essere fatta mettendo tutta questa miscela su un contenitore con un falso fondo, che può essere una retina con, diciamo, la rete con i fori da 2 mm, 1-2 mm di foro, diciamo, o due secchi uno dentro l'altro con dei fori fatti col trapano in maniera molto semplice, o compare una rete, un fondo in acciaio inossidabile con la rete già forata all'origine. Insomma, questo è un po' il metodo in cui dobbiamo separare la parte solida dalla parte liquida. La filtrazione, che è una cosa abbastanza, per certi aspetti, critica, deve essere fatta in maniera abbastanza veloce e il primo mosto che esce viene chiamato appunto primo mosto, come dice la parola stessa. Dopodiché devo aggiungere dell'acqua calda, sempre a 78 gradi, per risciacquare l'altro mosto che rimane attaccato alle... alle pentole. Alle cosiddette, in gergo tecnico si chiamano trebbie, questa specie di impasto di farina e di scorze. Quello che filtra cos'è? È l'insieme delle scorze e della granaglia che è insieme. Una macinazione corretta permette una filtrazione corretta, perché queste trebbie si impaccano sul fondo, ma non diventa un tessuto impermeabile, diventa un tessuto filtrante che alla fine il liquido viene fuori pressoché limpido. Quindi il primo che uscirà sarà torbido, lo ributto dentro finché a un certo punto vedo che esce limpido e lo estraggo. Ovviamente quando faccio questo lavoro non devo mescolare queste trebbie, no? Altrimenti rovino tutto, insomma. Se il filtro, come a volte succede, si pianta, nel senso che non passa niente, lì oltre che bestemmiare in turco non c'è molto da fare, nel senso che si possono smuovere ma non... alla fine si intorbidisce. Certo che però c'è un bel Sebastiano, un bel lavoro, diciamo, lì ci vuole, va bene, la passione ovviamente, perché lì uno in primis ci vuole tutta una passione per fare questo prodotto, cioè stiamo parlando sempre di birra ovviamente, no? Perché poi non è come fare per esempio il vino, che diventa un po' più facile ovviamente, perché fare il mosto dopo, sai, si lascia fermentare, dopo basta mettere un po' tutte le sue caratteristiche, ti viene fuori il vino con la sua giusta gradazione. Ma qui c'è veramente da perdere ovviamente una giornata, ma soprattutto bisogna stare attenti ai gradi, come hai descritto te, perché se poi la gradazione non è quella giusta, o di spegnere o di accendere o di mescolare, quindi tutto il prodotto della birra va, come abbiamo detto prima, non diventa più buono, ma diventa un scarso prodotto. Quindi. Sì, diciamo che questo è il punto in cui abbiamo estratto il mosto. Sì. No? Allora, l'estratto di malto che noi compriamo cos'è?
questo procedimento qua del mosto che abbiamo preparato adesso, quello che esce è mosto vero e proprio, e viene concentrato e messo nei barattoli, ok? Viene venduto nei kit o viene venduto anche in negozi tipo erboristeria, così, per sì, utilizzarlo come dolcificante, perché di fatto sono degli zuccheri sostanzialmente del malto, ok? Quindi è un estratto zuccherino dei cereali, quello che otteniamo, e si chiama mosto. Per chi fa birra, qual è uno dei nodi fondamentali? È scegliere il tipo di malto, quindi voglio fare una birra ambrata, metto malto Pils, metto malto tipo Monaco, metto malto ambrato, metto malto caramellato, metto malto di frumento, metto, non so, grani crudi, metto farro. No. Uno è la scelta, diciamo, del malto o di grani crudi che metto. Dopo vedremo il discorso del lievito e dopo bisogna combinare queste temperature che ho detto, che sono le temperature, diciamo, canoniche, no? Per appunto produrre birra, i tempi di permanenza a queste temperature. Alcuni stili birrai prevedono di saltare alcune di queste soste, io ne ho saltate alcune anch'io facendo delle prove a casa di vario tipo, no? E, una cosa che non ho detto all'inizio, tutto quello che sto dicendo è vero, ma è vero fino a un certo punto. Perché? Perché uno fa delle prove e si rende conto che quello che viene detto, scritto nei libri, a volte è vero, ma insomma ci sono degli margini comunque, no? Addirittura a volte uno fa anche degli errori tecnici, chiamiamoli così, sulla produzione della birra, diciamo. Però nel sì, complesso del processo, magari uno riesce a compensare con altre scelte di altro tipo e magari alla fine il prodotto viene comunque buono, no? Quindi non bisogna formalizzarsi troppo su queste cose qui, no? Questi, bisogna sapere che ci sono questi fenomeni biochimici e uno sa che se uno vuole può anche dire, boh, io non voglio fare la sosta dei 62 gradi. E la passo. E la passo via, passo da 50 a 72. Sì. Non è che non viene fuori alcol sulla birra, viene fuori analcolica, non è questo, perché a 72 gradi l'enzima delle destrine è più attivo, ma è attivo anche quell'altro, no? Quello del maltosio, quindi sì, questo fatto è vero, è maggiormente attivo tipo 72 gradi quello della destrina, ma è attivo anche l'altro, molto meno ovviamente, no? Quindi la caratterizzazione è sempre un po' parziale, non è che uno può fa solo destrine, non esiste, non è possibile. Ma lì bisogna trovare un giusto equilibrio, quindi posso dire, no? Lì bisogna metterci le manine. Sì, perché no, poi uno lì sta in giusto equilibrio. Quindi può andare su internet o può comprarsi dei libri e vedere, ci sono già delle ricette fatte a imitazione di sì, sì, ma note birre commerciali, però il mio suggerimento è di lasciar perdere le ricette fatte da altri e di provare. Certo, anche perché dopo tu puoi leggere tantissimi libri che per carità servono, perché ti danno comunque delle tracce e tutto quanto, per carità. Dopo magari anche dici qualche libro che magari uno si può anche andare a andare a vedere, comunque andare a informarsi sempre meglio, no? Però come hai detto te, dopo alla fin fine è meglio che sia l'individuo stesso, cioè la persona stessa, a dire faccio come mi sento io di fare, cioè seguendo sì una traccia, però dopo alla fine sono io che lavoro lì dentro, sono io che sto adoperando questi prodotti, quindi devo manovrare io la mia manina, insomma, hai capito? Quindi penso che sia così, insomma, come tutte le cose poi alla fine, no? Non sbaglio. No, dimmi, correggimi, perché io ma ti sto diciamo che la libertà sostanzialmente di farsi la birra a casa, se non ho capito bene la domanda, è quella che uno può fare come vuole. Quindi uno può dire, tutte queste belle robe che vi sto raccontando io, così in modo molto macchianonico, quello che trovo sul libro, quello che leggo sul manuale, eccetera, eccetera, uno potrebbe dire, ma sì, è vero, perché era scritto il mastro biraio tal dei tali. Sì. Tra l'altro esiste un libro fatto da un mastro biraio in italiano, un bel malloppo, che costa abbastanza, però è un libro per farsi la birra, è un libro non so di quante pagine, in italiano, sì, no, che esiste e si può trovare. Beh, no, puoi dire l'altro, se ti ricordi. No, me non me lo ricordo. Non però te ricordi, vabbè. Vabbè, chi vuole dopo vai sui siti, magari c'è qualcuno. Sì, vuole, si trovano. Adesso l'aveva fatto un mastro biraio di una nota ditta di cui non possiamo fare il nome, però okay, alla fine ha partorito sto manuale, che è ovviamente per birai professionisti, diciamo, no?
Però chi vuole farsi in casa e vuole avere delle conoscenze tecniche più approfondite può prendersi un libro di questo tipo, no? Certo. Però alla fine non lo so quanto ne valga la pena, nel senso che uno alla fine deve metterci le mani sulla materia che utilizza, no? Perché leggere sì il malto così, il lupolo con la erbacio, non erbacio. Sì, è quello che ti ho detto io, in però effetti, devi metterci, no? Le mani, no? Appunto, cioè, leggere, cioè, seguire una traccia, però dopo la ricetta, devi mettere le mani. Io la ricetta su internet, no, fatta da un altro è fatta da un altro ed è, esatto, poco secondo me rappresentativa, perché un altro nell'attività casalinga specialmente l'attrezzatura pesa un po' in quello che abbiamo detto, perché uno lavora a fiamma, uno lavora a bagnomaria, uno lavora con la pentola d'acciaio, uno lavora con la pentola, quindi ci possono essere delle differenze anche sulle piccole quantità, le tolleranze sono ampie, uno lavora su 25 kg, 25 litri di mosto, un piccolo errore vai fuori di parecchio, no? Certo. Quindi il mio consiglio è quello di provare, al di là di quello che viene scritto da altri, insomma. Io ho trovato anch'io delle cose scritte in un modo che io l'ho verificate al contrario, però sei andato a usare, insomma, mettiamola così. Sì, perché mi è successo una volta che dopo parliamo anche del lupolo, usando un lupolo nella prima fase di bollitura, quel profumo del primo lupolo l'ho trovato anche in fondo alla birra, che è una cosa che in teoria non esiste, però a me è successo così una volta. Leggiamo... è stata una cosa un po' strana, insomma, no? Ci quindi... sono arrivati i messaggi? Sì, allora... Aspetta, perché no, dopo i messaggi parliamo del lupolo, perché, sì, caro Sebastiano, siamo arrivati praticamente a 20 minuti alle 5, pare mica, ma siamo già a 20 minuti alle 5. E io volevo tenere l'ultima mezz'oretta, o gli ultimi 20 minuti per lo minimo, che dopo da abbinare la birra con le varie, quei vari cibi, no, se è possibile. E poi ovviamente dopo i messaggi, dopo il lupolo, prima della pubblicità, dici il kit e l'ambiente e tener pulito ovviamente tutto la baradan, perché hai detto che molto serve molto sta cosa qua, ecco. Allora, okay. Per il 3-6-2 finale sono arrivati tutti i numeri e lettere. Bene. E invece poi questo è per te, Giorgio. Da parte mia la birra è tutta buona. Ogni tanto ne mando giù qualche bicchiere. Grazie per il tecnico per la spiegazione. Grazie, grande il tecnico per la spiegazione tecnica. Ciao Giorgino, ci troviamo più tardi in ufficio. Grazie per i tecnici. Sai che è questo? Aristuccia. Aristuccia. Lo sai, praticamente sì, lo conosci anche te. È l'amico poliziotto. Ah, ho capito. Ok. Ma quanto tempo passa prima di bere una birretta fresca? Ah, beh, la maturazione, la birra fatta in casa, dall'imbottigliamento a quando si beva, contiamo circa un mese, un po' più o meno, ma all'incirca siamo lì. Siamo un mese da quando che tu si imbottiglia, cominci... o da quando si inizia, un mese può anche essere, 5 settimane. Da quando che l'inizia o da quando che l'imbottigli praticamente? Allora, diciamo che fare tutto il processo di cottura per arrivare al mosto, con dentro il lievito per fermentazione... ci vuole circa una giornata, 6-7 ore, insomma, sì. Continue, non si può fare a metà strada. Dopo deve fermentare, dopo bisogna imbottigliarla, dopo deve maturare, quindi direi un mese da quando uno la fa, stando un po' corti, ma insomma, più o meno. Dalle 3 settimane alle 4 settimane, sì, insomma, circa, insomma. E quindi da lì il prodotto è buono e comincia a essere bevuto, diciamo, sì, così. Sì, sì, sì. Sempre con una gradazione da frigorifero, perché la birra va bevuta fresca. Dopo inverno e estate, credo che sia anche inverno sempre bella fresca, insomma, ovvio che d'inverno non la puoi mettere a 10 gradi sotto, ovvio. Però diciamo che anche d'inverno una gradazione bella fresca penso che sia più buona da mandare giù, o sì, sbaglio? Sì, beh, certo. Allora, andiamo a vedere, Sebastiano, l'altro prodotto importante, questo del lupolo. Del lupolo. No? Allora, abbiamo estratto il mosto, no? Abbiamo detto, abbiamo estratto il primo mosto che esce, diciamo, da questo macinato. Abbiamo buttato dentro ancora dell'acqua,
acqua calda sempre a 78 gradi, e abbiamo tirato fuori questo mosto. Le trebbie che rimangono possiamo fare due cose: o darle alle galline o alle mucche, o in percentuale tipo un terzo di questa roba qui e due terzi di farina, uno può fare dell'ottimo pane integrale. È buonissimo, chi ha provato a farlo lo sa. Ecco, questa è una ipotesi di, sì, diciamo, di riutilizzo di questo prodotto. Allora, questo mosto che facciamo? Lo facciamo bollire con il lupolo. Devo bollire perché? Perché bollendo disattiviamo tutti questi enzimi che abbiamo visto prima, che hanno fatto il loro lavoro. Sì. Viene sterilizzato il mosto, quindi tutto quello che c'è, batteri strani che noi non vogliamo, lì facciamo fuori tutti. Coaguliamo le proteine che ci rompono le scatole, anche quelle lì, in una certa parte, e estraiamo le sostanze amare del lupolo. Il lupolo, diciamo, viene messo, diciamo, in tre volte, diciamo, quattro sarebbero, ma insomma, diciamo, nella cottura del mosto sarebbe la bollitura. Si mette il primo lupolo, che si mette all'inizio bollitura, si chiama il lupolo per dare l'amaro alla birra. La birra ha quel gusto amaro che tutti conosciamo, poco o tanto, ok? Il secondo lupolo che viene messo nel secondo tempo, diciamo così, è un lupolo che dà una parte di amaro e una parte di aroma. L'ultimo lupolo che mettiamo, gli ultimi 2-3 minuti di bollitura, è un lupolo che dà solo profumo. Perché? Diciamo che la durata della bollitura è generalmente intorno a 1 ora e mezza. Sì. No? Allora, all'inizio metto il mio lupolo ha delle sostanze anche molto volatili, che ha un certo profumo ovviamente, e questo profumo se ne va. In teoria, perché come ho detto prima, a me è successo anche il contrario. Però diciamo che il primo lupolo che metto è quello meno pregiato, quello che dà solo l'amaro alla birra. Il secondo dà un po' d'amaro e un po' di profumo, l'ultimo dà solo profumo, perché non ha tempo di rilasciare sostanze amare, diciamo così, nella birra. Le sostanze amare vengono date, diciamo, da delle resine che sono nel lupolo, che vengono con la bollitura trasformate in sostanze amare. E ci vuole un certo tempo per trasformarle. Tempo limite intorno a 1 ora e mezza, perché se uno fa bollire 10 ore non è che decuplica l'amaro, fino a un certo punto dopo non ne viene più fuori, diciamo, no? Chiaramente più amaro metto, più viene forte, diciamo, la sensazione di amaro. Sì. Anche qui ci sono l'amaro, ce ne sono di vari tipi, e la gradazione d'amaro viene letta nel sacchettino del lupolo, uh-huh, e si chiama alfa acido in percentuale, è una percentuale. Più è alta, più è amaro, quindi un lupolo aromatico intorno al 5%, un lupolo amaro intorno a 8, 9, 10, 11. Qui è molto amaro, intorno ai 10, 11 insomma. È molto amaro, però molto anche qui amaro. Ci sono amari aromatici e amari più secchi, più duri, meno piacevoli. Quelli che sono meno piacevoli costano di meno, quelli più piacevoli costano di più. E qui la coperta è sempre corta. A me piacciono molto i lupoli aromatici, quelli con l'amaro molto duro non li utilizzo perché non mi piacciono. Si può usare il lupolo in un'altra fase, che è quella della fermentazione, che si chiama in inglese dry hopping, cos'è? Lupolatura a freddo. Si mette del lupolo durante la fermentazione. Questo qui lascia solo profumo di lupolo. Questa è una pratica che si può utilizzare, insomma, in casa facilmente senza grossi problemi. Quindi la cottura è molto importante, perché serve appunto per dar l'amaro alla birra e concentrarla, la birra, diciamo così, e c'è anche una reazione, così la reazione di Maillard, ma questo è un discorso tecnico che interessa poco, e si scurisce anche un po', perché con la cottura questi zuccheri diventano un po' più caramellizzati, ok? Certo. Fatta questa cosa, il lupolo consiglio pratico di mettere dentro una garza, bevendo anche dei sacchettini apposta, uh-huh, volendo, però io utilizzo delle garze 40x40, garze quelle per l'infermeria, insomma. Sì. Viene cucito sui quattro lati, dentro si mette il lupolo e si butta dentro. Una volta finita la cottura, si tira fuori e si butta via. Perché altrimenti ovvio. Il lupolo ti impesta dappertutto e diventa difficile da togliere. Dopo non lo puoi neanche più filtrare, volendo. Diventa difficile, diventa un po' una cosa un po' rognosa. Così eviti tutta una si lavora un po' di meno, perché certo. Il lavoro qua ce n'è tanto. Certo. Alla fine io devo raffreddare questo mosto, che dalla 100 gradi devo portarlo alla temperatura di fermentazione. Sì. Temperatura di fermentazione qual è? La fermentazione, allora, se lavoro a alta fermentazione, che è lo stile tipo delle birre Weizen, delle birre inglesi, no? Siamo intorno ai 20 gradi, uh-huh, nei 18, 22, sì, 24, così. Se vogliamo lavorare a bassa fermentazione siamo intorno ai 12. Ancora più bassa. A uso casalingo il raffreddatore più semplice è una serpentina di rame, di quella lì da riscaldamento, con due tubi di plastica attaccati.
si mette dentro con l'acqua del rubinetto, si raffreddano sti 30 litri che uno fa, insomma. Basta mescolare un po' e in tempo ragionevole passa da 100 gradi la temperatura di inseminazione del lievito. Anche qui lieviti ce ne sono, anche qui di tanti tipi, ci sono lieviti liquidi, quindi vivi, che si vendono in un sacchetto appunto così. Anche qui ce ne sono le tipi più disparati e anche specifici per il tipo di birra che vogliamo fare. Vogliamo fare una Weizen, c'è il sacchettino della Weizen, vogliamo fare una birra tipo ale, tipo belga, c'è la sua, c'è, vogliamo fare una Pils, c'è quello della Pils. Quindi anche lì nel mercato ormai c'è di tutto. Di tutto e di più. Questi sono quelli liquidi, che però hanno un po' un problema di conservabilità e un uso un attimino un po' più difficoltoso, tra virgolette. Certo, certo. Io uso di solito i lieviti secchi, sono delle bustine di lievito liofilizzato, sono più generici come utilizzo, non sono così specifici come quelli liquidi, però hanno il vantaggio che metti in frigo, sta lì un anno e è facile da gestire. Sì, dopo sono molto più facili, certo. Facile da gestire. Altra cosa, la fermentazione. Allora, io di solito faccio alta fermentazione perché mi piace di più, fermenta 2 o 3 giorni di solito, intorno ai 20 gradi, 22, 24, e dopodiché la raffreddo, quindi la porto a 0 gradi e sta lì 12 giorni di solito. Sì. E alla fine la imbottiglio. Allora, per la gasatura in bottiglia come si può fare? Allora, nel metodo... Aspetta un attimo prima, volevo chiederti una cosa, che differenza c'è tra... Dopo parli ovviamente dell'imbottigliamento della birra, però la differenza che c'è tra l'alta fermentazione e la bassa fermentazione. C'è una differenza? C'è una migliore birra? O qual è comunque una differenza, diciamo, consistente? Ma diciamo la differenza... O è così, diciamo così, personale la cosa? No, diciamo il 90% o forse più della birra prodotta attualmente è tutta a bassa fermentazione. Sì. Quindi i grossi gruppi industriali fanno le birre tipo lager, no? Uh-huh. Sono tutte a bassa fermentazione perché sono più beverine, si conservano meglio, sì, e per un tempo più lungo, e per l'industria è una cosa che va meglio. Sì. È chiaro che ci sono degli stili birrai che vanno fatti a bassa fermentazione, tipo birra tedesca o una birra della Repubblica Ceca, quelle sono birra a bassa fermentazione. Sì. Anche se anticamente, prima di Sto Joseph Grohl, le birre erano tutte ad alta fermentazione, quindi fino all'800, che prima ancora che non conoscevano neanche il lievito, la birra era fatta. Sì, sì, tutta alta per fermentazione praticamente. Ok, le birre più tradizionali, tra virgolette, se passatemi un po' il termine, forse sono quelle ad alta fermentazione. Le birre inglesi sostanzialmente, belga, no? Tutto quel ceppo lì inglese belga, sì, e le Weizen tedesche sono alta fermentazione, tutte alta fermentazione. Anche dopo sono anche qui birre americane tipo o di varie derivazioni, che qui molte sono a alta fermentazione. La alta fermentazione è più aromatica, è più ricca di aromi della bassa fermentazione, però anche qui ogni cosa sta al suo posto. Voglio fare una pils, devo fare la bassa fermentazione. Fare una pils alta fermentazione viene fuori un pastrocchio. Dopo però morì, uno può fare tutto, perché a casa uno fa quello che gli pare. Ben, certo, però, certo. Se uno vuole stare nello stile, il binario è quello lì. Se uno vuole dire boh, io la faccio comunque, vabbè, va bene tutto, non è assolutamente che, ci sono delle differenze. È chiaro che chi piace bere birra forse in un certo modo, una pils seria fatta bene è a bassa fermentazione, se no deve bere qualcos'altro, insomma. Eh beh, certo. C'è invece l'alta fermentazione, come hai detto te prima, è un altro tipo. Si fa una birra belga a bassa fermentazione, oddio, uno può farla, però oddio, sì, bisogna correre in fuori, insomma. Certo, certo, certo. È chiaro che la ricetta che uno mette in campo deve avere un suo equilibrio, diciamo, nel senso che voglio fare una birra corposa, voglio fare una birra aromatica, partirò dai malti, dalle temperature, dai luppoli, dal lievito che uso per la fermentazione per arrivare a quel risultato. Se in mezzo mescolo tutto, non viene fuori una roba che non si capisce cos'è. Certo. No, se metto il malto per fare la pils e voglio far ottenere una birra belga, forse ho qualche problema, no? Qualche difficoltà. Andiamo veloci, Sebastiano, perché il tempo è... Allora, imbottigliare la birra. Per la gasatura come si può fare? O metto dello zucchero aggiunto in ogni bottiglia, che a me non piace perché lo zucchero non voglio usarlo, oppure quando, prima di fermentare, di mettere il lievito nel mio mosto che ho preparato, ne metto da parte il 10% e lo aggiungo nel fermentatore un minuto prima di imbottigliare. Questo mosto non fermentato.
diciamo così, fermenta in bottiglia e mi dà la gasatura naturale, diciamo, alla bottiglia, insomma. Dopo bisogna imbottigliare con... Io uso una canna, quella per trasvasare il vino, una cosa molto semplice, insomma, normalmente. Insomma, certo. Che... E quindi c'è il travaso praticamente da un ambotte... Da un contenitore, contenitore. Ecco, la fermentazione, mi raccomando, in acciaio inox, non in rame, non in alluminio, o cose del genere, plastica. Cioè il prodotto praticamente lo metti su un contenitore di acciaio, giusto? Il mosto a fermentare in un contenitore d'acciaio non si dà. Okay. L'alluminio no, l'alluminio va bene per la cottura, se l'alluminio per la cottura, invece per fermentazione, il mosto, per la fermentazione acciaio inox. Sì. Quindi una volta che tu il prodotto è pronto, diciamo, no? Tu lo fai questo travaso praticamente con una canna, come hai spiegato te, di vino, e lo vai a imbottigliare praticamente. Tappo corona. Tappo corona, tac, e lì praticamente quanto deve restare la birra per prendere la sua spumeggiante? Per essere... Tre settimane, un mese. Anche qui non abbiamo parlato delle temperature, del discorso del frigorifero, è un mio antico chiodo, sì. No? Chi fa birra in casa molte volte non ha il frigo, mette in cantina e boh. Io credo che la fermentazione sia un punto abbastanza chiave della faccenda, quindi credo che un investimento di un frigorifero dove metterci dentro il recipiente dove fermenta la birra sia una cosa da fare, perché ho una temperatura costante, sempre ripetibile, estate, inverno, e in tutte le beghe che ho io a far birra, almeno la temperatura so che quella lì è giusta. Certo. Altrimenti una volta fermenta a 24 gradi, una volta a 22, una volta a 18, una volta temperature, la cantina è calda, una volta è fredda, e poi ho il vantaggio che posso raffreddarlo a 0 gradi il mosto e che precipita tutto quello che è in sospensione. Certo. E quindi ottengo un mosto un po' più chiaro, no? Quindi un frigo, diciamo così, all'interno della cantina, della nostra attrezzatura, io credo che quello siano i soldi da spendere. Dopo, una cosa che non abbiamo detto, che comunque bisogna misurare, è la gradazione saccarometrica del mosto. Cioè il mosto ha una certa percentuale di zucchero all'interno, che noi dobbiamo definire quanto la vogliamo, no? Certo. E c'è uno strumento che si chiama saccarometro per misurarlo. Allora, se uno vuole spendere poco, usa quello del kit, che è un affarino piccolino, da pochi soldi. Se uno vuole spendere dei soldi, vuole una lettura più seria, caccia fuori, penso, un centinaio di euro, forse anche di più. E ha uno strumento più... Come uno strumento professionale per la misura del grado saccarometrico. Quello serve perché mi dice quanto alcolica sarà la birra dopo. Certo, perché certo. Posso farlo... Lì sta a gusti dopo, no? Gusti. Sì. Altra cosa che, se vogliamo metterla, diciamo come nota tecnica, alla fine dell'ammostamento uno preleva un po' di questo misto, mosto e anche, diciamo così, la parte solida, lo mette su un piattino bianco, gli mette due gocce di tintura di iodio, quella che si usa in farmacia, per vedere se questa, la saccarificazione di tutti i zuccheri, ha avuto buon esito, no? Se questa cosa rimane tutto marrone, colore della tintura di iodio, che è colore marrone, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Se rimane un viola scuro carico, vuol dire che abbiamo sbagliato tutto, da buttare via tutto. Però diciamo che a me non è mai successo e penso che non sia neanche a voi, a meno che non mettete su il fornello, andate a telefonare, vi tornate indietro, trovate la temperatura che è sparata su e gli enzimi non hanno fatto tempo a... Insomma, diciamo, quando che si fa la birra? Si butta via telefono. Bisogna dire il cellulare. No, dovete fare la birra, punto e basta. Non c'è né donna, né cellulare, né questo, né l'altro. Niente, niente. Né amanti, né niente. A proposito di donna, c'è una donna qua che scrive. Allora, ciao, sono Susi. Chi sarà? Anche se ubriaca e quindi sono rimasta a casa, volevo... congratularmi con il birraio per la sua professionalità. Ciao a tutti. Ti pareva che non mandasse un messaggio così? Ciao Susi. Ciao Susi, questo è un po' di parte. È un po' di parte. Vabbè, facciamo altri due. Vai. Un saluto a Giorgio e a Seba Caio da Bassano, figlio di Bassiano. Seba Caio. Da Bassano, figlio di Bassiano, portamento una birra fresca che qua se muore. Un saluto a tutti. Ringraziamo Caio, figlio di un caro amico, ora è un amico nostro. Conosci te comunque? Sì. Ciao comunque Caio. Ciao Caio, Bassiano, sai tutti. Quasi che conosco anch'io. Parlare di birra
teme fa passare a voglia da lavorare. Diego camionista. Ah sì? Questo conosciamo anche questo. Sì. Mi raccomando Diego. Bere dopo sceso al camion. Ecco perché insomma... no, soprattutto abbiamo dimenticato di dire anche una cosa. Allora, noi stiamo parlando di birra, di questo, che l'altro, eccetera. La birra è alcol, comunque in ogni caso. Bisogna berla con una certa parsimonia. Certo. Sia ben chiaro. Bene poco e bene. Non guida. Allora, ma quanta birra se puoi bere senza ciappare a multa? Chi lo sa? Allora abbiamo detto. Chi lo sa? Allora abbiamo detto e ripeto. Allora, la birra ha i suoi gradi alcolici. Bevete la birra quando che non dovete guidare. Così siete più tranquilli. E ok, oppure state fermi un'ora e mezza, quello che è più o meno che è quella, prima di riprendere il vostro viaggio, eccetera. E bella sempre con parsimonia, mi raccomando, soprattutto ai giovani. Ma non era più facile fare la grappa? Un saluto a tutti, Fabio da Marostica. È illegale? È un'altra cosa quella, eh? Sì, beh, a parte che... è illegale. Credo come... che non si possa fare in casa la grappa. No, credo è illegale. Di no. È illegale. Ma non so se sia più facile, boh. No, vabbè. Boh, non lo so neanche io perché no. Credo che, diciamo che la parte, l'ossatura della cosa, come tutti i lavori è facile, no? Anche pitturare una parete, probabilmente lo sanno fare tutti, pitturarla bene è un'altra. Certamente, come tutti i lavori poi. Come qualsiasi lavoro, c'ho le sue attenzioni. Se uno lo fa tutti i giorni, il lavoro, perché è il suo lavoro, perché il bianchino... lo fa tutti i giorni, praticamente dare il colore alla stanza lo fa bene, diciamo che lo fa bene, però uno che si improvvisa in bianchino lo fa, però come hai detto te giustamente, magari lo fa non proprio bene, però con qualche, ma lo fa in casa e quindi può andare bene tutto, insomma, per carità. Parliamo, Sebastiano, che dopo dobbiamo andare in pubblicità. Che ora abbiamo fatto il giorno? Le 58. Allora, facciamo così: andiamo in pubblicità, facciamo un pezzo musicale e dopodiché, kit, cosa ci vuole, un po' di quello che è, e qualche ricetta abbinata, o meglio, qualche prodotto alimentare, o qualche ricetta alimentare. Che si può abbinare alla birra, e poi chiudiamo in bellezza. Sì, giornata spumeggiante. È arrivato già alle 5:30, cavoli. 5. Oh, vabbè, 5 lunghetta la birra a fare. Lunghetta la birra, eh. Vai in pubblicità. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. Emma Casa è un'azienda che costruisce abitazioni in legno di qualsiasi misura in classe A. Aiuta a ristrutturare la tua casa per la massima efficienza energetica, il tutto con la massima trasparenza e professionalità. Emma Casa la trovi a Romano De Zelino in via Castellana 29/1. Telefono 0424 88 12 06. www.emmacasa.com. L'acqua è il nostro principale alimento. La Tescart di Meneghetti Basilio, già produttrice dell'anticalcare Gauss, è lieta di presentare gli ionizzatori per la produzione di acqua alcalina. L'acqua ionizzata alcalina è un'acqua ricca di antiossidanti e minerali, in grado di ripristinare l'equilibrio acido-alcalino del corpo, contrastando invecchiamento, patologie degenerative e favorendo la disintossicazione naturale dalle scorie. Lo ionizzatore alcalino, applicato al rubinetto di casa, trasforma, rivitalizza e depura la normale acqua. Se pensi che una sana alimentazione equivalga ad un buono stato di salute, allora lo ionizzatore alcalino è la soluzione ideale che cercavi. Per informazioni 0424 511 680 oppure visita il nostro sito mbwater.com.
17, il sole cade a picco, 3 giorni sulla strada, nessuno che mi guardi, nessuno che si fermi mentre tu. Chissà se aspetti, mentre è qui. Mi bruci tante le mie scarpe, sono a terra senza un soldo, che sono e se arriverò da te. Tra le 17, come lunga da partita, rompo svelto l'autotreno, questo c'è la corsa e non sembra esplodere d'estate mentre tu. Chissà se pensi a me, mentre qui. Mi sento solo al mondo senza un cane che mi cerchi. Sono sudato, sono sporco, chissà mai se arriverò da te. Natale 17, sempre esplodere nel sole. Natale 17, alzi il dito inutilmente. Natale 17, un bonastro di catrame. La gente bene dorme, sei deserto all'orizzonte. A quest'ora non c'è un cane che mi voglia prendere su. Sei triste nella sera, non alzo più la mano, cammino piano piano sulla strada ormai deserta mentre tu. Chissà se aspetti ancora, mentre qui. La strada che si perde sembra un letto di cemento, sono molto attento e stanco, chissà mai se arriverò da te. Devo sfumare perché non abbiamo più tanto tempo e di cose ancora ne abbiamo ancora da dire, anzi più che io, Sebastiano, ovviamente, che ringrazio di questa trasmissione sfumeggiante che abbiamo fatto sulla birra. Vi ricordo che stiamo parlando di birra e vi ricordo di stiamo parlando di come si fa, si può fare la birra in casa legalmente, ovviamente, per produzione propria, non la si può vendere, l'ho ricordato prima della pubblicità, e soprattutto la birra, come tutte le bevande alcoliche, vanno bevute con la giusta parsimonia, che non andate a bere litrozzi di birra che dopo anche se è buona in casa vostra, fate quello che volete, però mi raccomando, se avete una macchina, un camion, un furgone o comunque un qualcosa, mi raccomando, la birra è buona, però bevetela sempre con una giusta parsimonia, ok? È doveroso da parte mia dire queste cose, insomma. Leggiamo i messaggi veloci. Sì, allora, tutti noi abbiamo bisogno di credere in qualcosa. Io credo che tra poco mi farò una birra. Oh, questo è cosa seria. Questo è un grande. Elga Parfin è il gruppo fan cazzisti che lo difende. Il gruppo è formato da comunali e pensionati. Questa è una roba tua, eh? Addirittura. È sempre il solito però che scrive questa roba. Sarà sempre il solito, eh? Uno comincia per essere e finisce per imone. A volte cerchi la felicità dappertutto e poi la trovi in frigo, fredda e da 66 cl. Mito. Anche da 50 comunque si può trovare, anche da 50. Vai. Esistono bionde intelligenti? Sì, le birre. Qui non posso dire niente perché sennò mi mandano via da casa. Posso dire, ti faccio io la battutina, Susi, hai capito? Ti conviene farti bionda.
E poi sempre il 597, che è questo qua che fa sempre le battutine, e l'ultimo messaggio sono arrivati solo numeri. E Adriano 68, un mio amico va spesso per lavoro in Irlanda del Nord e in Scozia e dice che lì sono imbattibili. Ah beh, non ci sono dubbi. È una delle patrie delle birre. Comunque Adriano 68, hai visto che il Portogallo ha vinto i campionati europei? A proposito dei campionati europei, una battuta, perché oggi è anche l'anniversario che nel lontano 1982 eri ancora al mondo? Sì, è il mondo tuo. Io 82. 1982, l'11 luglio al Bernabeu, l'Italia batte la Germania 3-1 nella finale e diventiamo campioni del mondo. Mito, mito. 597 è Michelino, Michele nostro? Sì, sì, Ristuccia? Sì. Dio, stasera. Ok. Allora parliamo del kit. Beh, il kit, diciamo, si trova ovviamente un po' in supermercati, ipermercati e altri negozi specializzati. Normalmente all'interno c'è un barattolo di estratto. Sì. L'estratto, generalmente almeno quelli di primo inizio, diciamo, l'estratto è già amaricato, cioè c'è già dentro la parte amara del lupolo, per cui basta solo farla fermentare e la cosa è finita lì. Quindi è molto veloce da fare e secondo me è utile per chi vuole iniziare questa avventura. Chi vuole un po' fare qualcosa di più tecnico, di più creativo e fare quello che invece vuole, può partire con il discorso dei grani. Oppure c'è un passaggio intermedio, compra il mosto, scusate, l'estratto non amaricato, quindi deve fare una bollitura con del lupolo che si compra a parte, deve comunque dopo raffreddare il mosto, può mettersi inserire all'interno del lievito, che può scegliere dei vari tipi che ci sono, e già può fare, diciamo, una personalizzazione maggiore. Il passo ultimo è quello del cosiddetto all grain, usare il malto, diciamo, base, diciamo così. Dietro a questo c'è molto più lavoro e tempo. Diciamo che la birra è molto romantica anche come attività, nell'esecuzione non lo è. Bella sta cosa, molto romantica. È romantica, ma nell'esecuzione c'è molto facchinaggio e molto cose da lavare, no? Che è comunque una cosa essenziale. Quindi il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature è un punto fondamentale. Io utilizzo di solito varichina, che costa poco ed è molto efficace. Si utilizza sempre a freddo la varichina, quindi con acqua fredda, dopo si può risciacquare con l'acqua calda e non lascia né odori né sapori strani, eccetera, ed è molto efficace. Quando si fa la pulizia di tutti i componenti, bisogna, specialmente nei kit, che c'è un rubinetto in fondo al recipiente in plastica, ogni volta bisogna smontarlo, lavare tutto, guarnizioni dentro il rubinetto, si riesce a smontare ancora meglio, perché lì si annida un po' di zucchero del mosto, che piace a noi ma anche ai batteri, e lì dopo si infetta, e non è mai la prima volta che uno fa la birra che succede che si infetta, la terza, la quarta, la quinta, a un certo punto la birra comincia a sapere un po' a tappo, un po' da vecchio, un po' da coso, e a fine non capisce perché, in realtà è solo lo sporco. Ecco, quindi quindi una pulizia praticamente molto accurata, meticolosa e disinfezione di tutti i componenti, anche le bottiglie ovviamente. Certo, tu hai detto la varichina, no? Ma anche sono tutti gli altri strumenti che tu usi, tutto. Sempre varichina. Tutto va... Che dopo va sciacquata con acqua calda, ovviamente, calda, ben sciacquata, anche sì, lì, che sia ben chiaro. Sì, diciamo che quando io riesco a smontare tutta l'attrezzatura che utilizzo, e lavarla e asciugarla, ho già fatto il 90%, perché se rimane umido qualcosa e c'è un po' di mosto che è zuccherino, i lieviti selvaggi o batteri vanno a nozze e si moltiplicano e dopo mi ritrovo nella birra. Il fermentatore specialmente non è soggetto a bollitura come la pentola che utilizziamo, no? Quindi quella lì, la pentola di bollitura forse non ha grossi problemi, è che non sia sporca proprio, no? Lì nella bollitura muore tutto, il fermentatore invece no. Quindi lì è il punto molto critico, il fermentatore. Certo. O il cucchiaio che uso per mescolare il lievito, no? Queste cosette qua, bisogna essere proprio maniaci, va disinfettato tutto. Se non lo fate, buttate via tutto, fate una birra molto mediocre. Dopodiché, come dico sempre, la birra viene sempre fuori,
non è che è il mostro sacro, viene sempre fuori, verrà fuori meno buona, meno amara, meno corposa, eh? Però se noi puliamo la testatura la birra viene fuori bevibile, certo. Dopo si può migliorare, si può correggere, però se con lo sporco buttiamo via tutto, questo è un dogma, diciamo. Eh beh, non è tanto dogma. Questo è turgo, appunto, il turgo, quando andate su un posto a bere birra che sentite che è anche artigianale, purtroppo, che sentite quei gusti strani, è perché non puliscono la testatura e basta. Basta, quindi due parole di un consiglio. Però scusami Sebastiano, quando che si sente però sto odore, come hai detto te, da freschino, da vecchio, eccetera, no? Come hai detto anche che magari bevi anche una buona birra, una birra artigianale con questi odori, c'è la possibilità di prendere qualche malattia, oppure c'è solo questo odore che tu sai? Ah no, la birra è abbastanza sicura da questo punto di vista, sono batteri patogeni, è che non è buona. Sì, ma insomma, però è anche giusto sapere che magari non sono... No, ecco, perfetto. Sì, io consiglio... Messaggi, Giona? Sì. Posso dire sì, una cosa? Vai. Consiglio chi vuole iniziare, a parte che su internet si trova di tutto, come ho detto anche prima, chi vuole iniziare spendendo pochi soldi e prendere un libretto che ha poche notizie, però pratiche e per chi vuole iniziare sono giuste, credo. È un libro che si chiama La birra fatta in casa, edizione ed agricole. L'autore è Nicola Fiotti, uno che si faceva la birra in casa e credo che se la faccia ancora. Quindi è un libro molto pratico e per chi vuole iniziare credo che ci sia tutto. Si trova in internet? Ma si trova in internet, si trova in libreria. In libreria, insomma, in tutto, insomma. Quanto costa, così diamo tutte le indicazioni? Uno qua costa 9,30 euro, quindi è un investimento che uno può fare, insomma. Certo, dopo certo. Ce ne sono anche di più completi, però... Insomma. Per iniziare, diciamo, per iniziare più che abbonante. Perfetto, vai qui, messaggi, Giorno. Allora, ce ne sono due. Giorgio, che voce sexy al tuo ospite. È una donna, sta qua un uomo. Stiro de gusto, Milena. Meglio trovarti Milena dopo. Susi, stai attenta, Ciao, grazie dei consigli. Per cortesia, che acqua usi? Grazie, Sandra. 9. L'acqua l'hai, mi pare detto, ma lo ripetiamo. Sì, acqua di rubinetto. Acqua di rubinetto. E poi tu abiti su una io zona. Io abito nel comune di Borso, no? E l'acqua è l'acqua che viene giù da Grappa, quelle schiavini. Ha una durezza di 12 gradi francesi. Ma al di là di questo è buona da bere. Cioè, se voi a casa avete l'acqua d'acquedotto, che è buona da bere, sì. Non ha puzze strane, odori strani, che puzza di cloro. Poi la birra va bene. Beh, anche questa che ti ha fatto la domanda mi pare che sia di 9, quindi mi pare che è una birra, un'acqua abbastanza buona. Lì perché prendersi l'acqua minerale per farsi la birra, andarsela a prendere dalle fonti, è una cosa che va bene, cioè chi vuole, sì, va bene. Però è un lavoro in più, siccome uno quando inizia a fare birra, pensieri credo che ne abbia tanti, di tante di queste cosette che abbiamo detto oggi, credo che quello lì è l'ultimo dei suoi pensieri, quello ci penserà dopo quando ha finito un po' la tecnica, altrimenti assolutamente ci si perde, insomma. Diciamo qualche piatto che è la tua esperienza, questo è un consiglio, ma perché è la tua esperienza, sia ben chiaro, perché non hai dati, diciamo così, no? Sono le tue esperienze, dire ho mangiato questo cibo che con la birra, diciamo, si sposa bene, ecco. Puoi darci così qualche consiglio da quel lato lì, Sebastiano? Niente di più, ovviamente. Ma che a me piace molto, come che a me, tipo gli asparagi, piace con la birra nera. Anziché col vespaiolo, io lo preferisco. Vabbè, la carne sicuramente, ma anche il dolce va bene con la birra. È chiaro, anche lì dipende che birra. C'è una birra corposa, una birra doppio malto, una birra tipo belga, magari con una torta... di mandorle, una torta di questo tipo magari sta anche molto bene, no? Rispetto magari a un abbinamento può essere tipo un vino passito o qualcosa del genere. Sì, certo. Beh, carne ovviamente non ne parliamo, ovviamente di questo, perché è già una cosa proprio più tradizionale. Ecco, sulla carne va bene una birra corposa, ovviamente una birra, ma a me piace molto rossa, anche nera, piace molto la Pils. Perché appunto amara e quindi è leggera, quindi con un piatto grasso, sì, di carne comunque sta bene, secondo me. A me piace anche molto la Weizen con la carne, comunque è molto buona anche una birra. E per corposa. Uno che è vegetariano, che birra consigli dal tuo punto di vista?
No, no, se hai così, sai. Vegetariano, per mangiare un piatto di verdure così, potrebbe essere forse una Weizen, forse. Una Weizen. Sì, una birra tedesca, magari non una Pilsen che è amara, più leggera, tipo una Helles, una birra meno amara magari. Sì, ecco, tutte queste cose che Sebastiano vi ha detto, non le prendete giuste così, come vi ha spiegato la birra, è così un suo punto di vista, sia ben chiaro, ecco, tanto perché vogliamo essere più precisi, insomma, su queste cose. Una curiosità. Vai. Ciao, che ne pensi della Marzen, la birra affumicata? Ah sì, la birra affumicata, io l'ho bevuta a Bamberg. Dov'è Bamberg? Bamberg è 80 km circa sopra Norimberga. Ah. È una bella cittadina. In Germania? In Germania. Sì. Una bella cittadina da visitare, lì hanno un po' la tradizione della birra affumicata. Quindi birra con malto affumicato, che al primo sorso sembra di mangiare una fetta di speck. Ah. Molto invasivo come gusto, molto pieno. Sì. Però il primo sorso, che uno resta un po' disorientato, dopo uno si fa la bocca, è una birretta che va giù bene, insomma. Sì. Ovviamente è una cosa da bere lì, perché ti porti a casa la bottiglia, bevi a casa, non va niente, no? Anche se probabilmente è la stessa, però... Sì, cambia l'aria, cambia... Tutte le cose che uno si porta a casa, dopo cambia l'atmosfera, cambia non so che, in effetti non è più... Sì, sì, è un'altra cosa. Però lì fanno tipo lo stinco cotto con questa birra, con abbinato a questa birra, che a chi piace ovviamente la carne è... Non sarebbe male assaggiare il stinco cotto con le patate, kartoffeln, giustamente, e con questa birra. Cotto nella birra, magari, no? Sì, ovvio. E abbinato alla birra di questo tipo qua. Sono birre ovviamente particolari, non sì, è che uno beve tutti i giorni. Però una volta uno dice, faccio sta... Si trovano anche adesso, in commercio. Ci prendiamo un alberghetto lì vicino, dopo aver mangiato il bergamotto. La macchina non si tocca. No, Bamba è una cittadina molto carina, vale la pena farsi un giretto. Allora, vai. Per il nostro tecnico, date a un uomo una birra e ci perderà un'ora. Insegnateli a farsela e ci perderà una vita intera. È sempre il nostro amico Mastica, È in vena, di... È poetico. È filosofia poetico, pura. È poetico che... oggi, è poetico, hai capito? Lo abbiamo inebriato di birra oggi con le parole. E si è immerso nella filosofia e nella poesia oggi, quindi appunto. Sì, Qua quei tempi mi pare che siamo un po' andati... No, siamo giusti. Siamo giusti? Siamo giusti, sì. Facciamo... allora, per... Perché uno, qualche sito internet che magari vuole avere, oltre al libro che tu hai detto prima, no? Qualche sito magari che tu sai dove... Ma non lo so, non mi sbilancerei sui siti, perché dopo anche lì vendono anche delle cose, quindi... Cioè, non dai qualche... Stiamo sul... Uno mette birra, prodotti, come dicevo, prodotti si trovano dappertutto. Dopo ci sono anche dei siti di birrai o di associazioni di birrai, italiane, che magari ci sono, fanno anche dei corsi, ci sono anche dei birrai, diciamo tra virgolette, birrai casalinghi evoluti, che hanno fatto dei siti, hanno fatto anche dei libri che sono magari interessanti per chi vuole. Ci sono dei concorsi, corsi d'assaggio ci sono, però non è dire questo o quell'altro, potrei dirli, ma non... No, cioè, è più una cosa che può andare sul commerciale, che non... Vedi te, insomma, per me non andrei a dirli, insomma, ecco. Ok, non c'è nessun problema. Messaggi ce ne sono arrivati ancora. Uno che dice che la birra si abbina benissimo con la pizza. Sì, è classica questa, no? È classica. Sì, ma questa è un abbinamento recente, probabilmente. Cioè, sì, adesso non lo so se sia recente o no, io... so da vecchia data che comunque vai in qualsiasi pizzeria o comunque ordini la pizza o da sport o comunque vai in pizzeria e cosa ti fai? Ti fai la birra, no? Sì. È un classico, credo, no? Sebastiano, no? Sì, dopo anche lì... È come uno entra, mi ricordo una volta in TV c'era una trasmissione di due che girano per vino in giro per l'Italia, così alla fine di questo servizio sul vino, sulle cantine, ovviamente fanno apposta, vanno su una trattoria e ordinano da mangiare, no? E dopodiché il cameriere dice, volete vino bianco o rosso? E sti qua sono degli esperti enologi, e dicono, ci porti la carta dei vini, no? Quindi quando andiamo su un locale a prendere una birra, non ordiniamo una birra, chiediamo che birra hanno, anche perché se ci piace possiamo chiedere un'altra volta. Se ordiniamo una birra
come si va in un locale a ordinare un vino bianco, non sappiamo anche che vino è. Sì, diciamo può essere anche buono, birra, però certo. Sì, chiediamo magari qual è, cos'è, così può essere utile anche per aumentare la nostra conoscenza, se non altro, insomma. Certo, diciamo, sì, tanto una birra vale l'altra, ok. Sono tutti uguali, no? Esatto. Beh, se vai su una birreria, comunque mi è capitato, per esempio, quando siamo stati, e quest'anno ovviamente avremo la fortuna, diciamo così, di andare qualche giorno via in Puglia, no? Siamo andati a Vieste e abbiamo trovato una birreria veramente, non so quanti tipi di birra che aveva, tantissimi tipi di birra. Ovviamente erano tutte, no, c'erano anche quelle artigianali, no? Però ovvio che sono tutte commerciali, ma certamente, però sì, lì ci sono veramente tantissime birre che ne aveva un casino veramente tante, e quest'anno mi vado a farmi una buona birra. anche male. Bisogna, dai. Beh, insomma, dai, ok, insomma, ecco. Quindi di birra, insomma, ne abbiamo parlato oggi, Sebastiano, io ti ringrazio ancora una volta di questa tua disponibilità, perché insomma sono sempre piccole cose da sapere. So, uno ha la passione, come l'hai te, di farsi queste cose in casa, ben venga. Se non si ha la passione, si può ovviamente andare sempre alla ricerca, sempre di qualche birra comunque buona che si può bere in compagnia, e mi raccomando sempre, non mi stancherò mai di dire, sempre con una giusta parsimonia, ecco tutto lì, basta. Se tu vuoi adesso salutare, sì, voglio qualcuno, salutare, beh, vai. Intanto ringrazio voi che mi avete ospitato, no? Intanto la radio, Giorgio e... Sì, non state preoccupati. E la Gigliola che è stata qui pazientemente. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare queste chiacchiere. Saluto mia moglie Susi, che abbiamo citato anche prima, che sopporta me e la birra e tutto quello che ci va dentro. Fate bionda. Susi, fate bionda. Mie suoceri la Stella, dopo mio fratello e sua moglie, dopodiché i miei amici Mauro, Renata e famiglia, Diego e la Milena, che è la signora che stirava prima, che vado a trovare con la birra, chissà che nasca qualcosa di erotico, non si sa mai. Dopo il mio amico Eliano con la famiglia e tutto il suo staff, l'amico Canal, che non so se mi sta ascoltando, ma probabilmente sì, l'amico Ornella, che ormai è partita per le ferie. L'amico Cornale, appassionato di birra da vecchia data, che ha un'ottima birra, un ottimo locale, e gli amici del gruppo birra, una birra al giorno, un gruppo in WhatsApp di amici che abbiamo fatto delle birre insieme, e ultimo e non ultimo il dottor Rossaro, che, a cui va un saluto particolare. Ciao Paolo. E basta, diciamo, certo. Spero di non aver dimenticato qualcuno. Vabbè, se ho dimenticato qualcuno, aggiungiamo. Vabbè, comunque in ogni caso, questa trasmissione, se lo vuoi anche passare magari ai tuoi amici o comunque vedi te, questa trasmissione ovviamente in tarda serata la si può trovare nella mia pagina Facebook oppure su YouTube. Chi non ha Facebook lo può andare a trovare in YouTube o comunque sul Facebook, basta digitare Giorgio Stocco Libero e quindi la trova integrale, un paio d'ore, di tutta tutte le fesserie che ho detto sono registrate. Sì. E la, rovinato per sempre, rovinato, okay? Per sempre. Vabbè. C'è messaggio, Giola, vai. Allora, ubriacarsi con vino si cade avanti, con la birra dietro. Questa è una cosa che non ho mai. No, neanche io non lo so. Non sono in grado di dire se di confutare questa teoria. Sì, io dico che comunque è meglio non ubriacarsi. Una balla di birra è cattiva. Questo posso quanto può durare una cosetta palla di birra? È dura la balla di birra. Lo so. È dura. Una settimana ho sentito io. No, ma è pesantina. Lo so che è pesantina. Ce ne vuole per. Per ubriacarci, però se la si prende è dura dopo passarla via, se si esagera dopo. No, io ti devo raccontare questo aneddoto, no? Allora,